parla comunque di 24 milioni di euro, ma soprattutto importante per l'ubicazione, per l'organizzazione, un'area centralissima, è stato un intervento molto articolato, molto diverso, gestire come cantiere, come intervento a quest'ultimo. È stato un progetto che è stato fortemente attenzionato dalla commissione urbanistica, dai lavori che si sono svolti in una sede di consiglio comunale, si sono raccolte le sollecitazioni, gli indirizzi che avvenivano in parte, anche raccogliendo la volontà espressa fortemente dai amici che hanno qui proposto l'impegno all'area quest'anno il piazzale di Marisa che veniva dal quartiere, il mercato. Fra le tante buone notizie c'è anche quello dello sblocco dei fondi da parte dello Stato centrale, questo vuol dire nuove energie per le imprese? Sicuramente nuove risorse che entrano nel mercato, respiro per le imprese e accelerazione anche dei lavori nei cantieri. Questa mattina presentiamo la fase iniziale della procedura che porterà a scegliere il progetto e il promotore per lo stadio Vestuti. Avevamo un impegno che era quello di spostare il mercato di Via Piave, con questo progetto spostiamo al coperto il mercato di Via Piave dentro il complesso del Vestuti, realizziamo a Piazza Casalbore 250 posti auto di parcheggio interrato, più una ottantina di box che saranno venduti ai privati, una palazzina polifunzionale ma dedicata alla sanità, a interventi di riabilitazione pubblica e privata, e raccogliamo una sollecitazione venuta dal Consiglio Comunale, mantenere la curva sud così com'era, e sotto la curva sud realizziamo uno splendido museo dello sport della Salernitana, ma anche di altre discipline sportive, in particolare box e scherma, che hanno avuto nella nostra città momenti di grande importanza. Al tempo stesso un monumento, la storia della tifoseria granata, ma anche un anfiteatro naturale in un parco urbano. Una delle cose belle è che il campo sarà aperto, diventerà un parco urbano. Adesso abbiamo un muro di recinzione intorno allo stadio. Salendo da via Paolo De Granita si demolisce il muretto di recinzione, ci sarà ovviamente un cancello per motivi di sicurezza, ma diventa un vero e proprio parco urbano e la gradinata diventa un anfiteatro naturale per i cittadini che vorranno assistere a eventi culturali, sportivi, a eventi cinematografici, concerti, davvero un grande intervento di riqualificazione della nostra città. Si prevede anche, a carico dell'impresa proponente, la realizzazione di una palestra per basket e pallavolo nell'area del Parco Pinocchio, di fronte alla scuola Giacomo Costa. Veramente un intervento di grandissima qualità, oltre ai 25 milioni di euro di investimenti e di lavoro per la città. Un progetto ambizioso, tempi di lavoro, quando tutto ciò sarà visibile? Cominciamo all'inizio dell'anno il cantiere, adesso parte la procedura per il progetto di finanza, sapete che dovremo fare una gara pubblica per selezionare il promotore con diritto di prelazione ovviamente per chi propone il progetto preliminare, all'inizio dell'anno completiamo tutto e apriamo il cantiere. Prego di spegnere le possibilità cellulari perché non disturbano i nostri. Grazie. Ritengo tra i più significativi, non tanto per l'importo economico che resta in un ambito di un investimento non eccessivo, anche se si parla comunque di 24 milioni di euro, ma soprattutto importante per l'ubicazione, per l'organizzazione, un'area centralissima, è stato un intervento molto articolato, molto diverso, gestire come cantiere, come intervento a quest'ultimo. È stato un progetto che è stato fortemente attenzionato dalla commissione urbanistica, dai lavori che si sono svolti in una sede di consiglio comunale, si sono raccolte le sollecitazioni, gli indirizzi che avvenivano più parte, anche raccogliendo la volontà espressa fortemente dai amici che hanno qui proposto l'impegno all'area quest'anno il piazzale di Marisa che veniva dal quartiere, il mercato, trovare sicuramente spazio per i parcheggi, quello dedicato alla zona del mercato di Via Piave, e fondamentalmente si apre.